La Lamborghini è nata a seguito di un litigio. Ferruccio Lamborghini nasce a Renazzo nel 1916, sotto il segno del toro ovviamente. I suoi genitori si occupano di agricoltura, ma lui preferisce la meccanica. Quando scoppia la seconda guerra mondiale, viene mandato a Rodi come meccanico militare. Lì smonta o ripara motori di ogni tipo. Tornato a casa nell'estate del 46, acquista un terreno a 100 e fonda la Lamborghini Trattori. Prende i camion militari dismessi e ci fa i trattori. La società va molto bene e con i soldi guadagnati, Ferruccio compra diverse auto sportive, tra cui due Ferrari, la 250 GT e la 250 GT berlinetta. Ferruccio però si rende conto che la frizione delle rosse non supportava la potenza del motore. Così va a Maranello per presentare il problema a Enzo Ferrari. Ferrari non la prende bene e gli dice: torna a guidare i tuoi trattori. Ferruccio è furioso, torna a casa e fonda la sua società di automobili. Nel 1963 nasce così Automobili Lamborghini. Ma lo sai di chi è adesso la società?